Che forse non ho mai vissuto, perché avrei voluto quando, cioè, quando ero giovanissimo io queste cose non si organizzavano. Benissimo, molto divertente, primo caldo della stagione. Ciao Florenzio! Camilla Willow, vieni qua, siediti. Bravissima rider, tutte le specialità, sia longboard e sia... Carver. No, sto divertendo molto, anche prima il percorso sono riuscita a farlo tranquillamente, poi l'ambiente è molto simpatico. Beh, grande evento, una figata pazzesca la traversata della città, assurda. E insomma, un evento da portare avanti sicuramente. Grande bel evento, soddisfatti della riuscita. Tanti partecipanti, penso più dell'altro anno, al giro per le vie dell'Euro eravamo circa 230-250, dobbiamo ancora fare gli ultimi calcoli e la cosa più bella è stata vedere la partecipazione di tanti bambini, chi da solo, chi col genitore, comunque anche loro hanno finito tutto il giro e è stato un piacere vederli, questo significa che lo skateboard, in particolare il longboard, è quello che siamo noi e piace tanto alla popolazione, alla gente e quindi c'è bisogno anche di spazi per queste nuove attività, se così vogliamo chiamarle, se poi anche se nuove non sono. 2016 dopo ci stiamo pensando, però questa è la seconda edizione, è stata una conferma, un ulteriore successo e il 2016 ancora più grande. L'obiettivo è fare il Grisket Day a Via dei Fori Imperiali.